C'è un argomento che non viene trattato spessissimo, riguardo alla calibrazione del monitor e dei display. Allora, intanto vi invito ad andare a dare un'occhiata a quello che ha già scritto Picky Hamilton sul suo blog riguardo alla calibrazione. C'è però un'altra cosetta che io negli anni ho sempre fatto fatica a controllare, allora spero di potervi dare la mia esperienza perché possa essere utile a qualcuno. Normalmente succede di avere più di un display, quindi come faccio a fare in modo che il colore sia il più consistente possibile su tutti i display che ci sono? Nel mio caso ho tre display. Allora io procedo in questo modo, passo alla profilatura del display più importante, che nel mio caso è quello della Cintiq, quello che guardo di più, quello del quale mi fiderò. E decido, siccome la Cintiq ha un'ottima qualità, questa, decido di impostare il punto bianco, che voglio. Siccome ho notato che questa Cintiq ha un punto bianco molto vicino ai 6500, quindi in pratica faccio una prima calibrazione sul monitor migliore che ho impostando i valori che voglio. Quindi per esempio appunto D65, 120 e faccio avanti. In genere uso le impostazioni predefinite, l'ICC uso la versione 2, però preferisco scegliere tabella. Comunque, al di là di questo, scelgo anche una patch di colori medie, in maniera che ce ne siano di più. Faccio avanti, cerco di dirgli di usare questo controllo automatico del display, che se funziona col vostro display è meglio, perché ci pensa lui a dare le impostazioni di contrasto, controlli, RGB e luminosità al display, li modifica. Procedo con la misurazione e con la calibrazione. Metto in pausa questo video e ci rivediamo quando la calibrazione è finita. Ecco, adesso la calibrazione è terminata. Posso fare avanti e qui posso dare un'occhiata ai risultati e adesso faccio avanti di nuovo. Gli posso dare un nome, Cintiq, ci mette la data, lasciategliela pure. E salvo il profilo, guardate bene questi dati. Mi viene scritto quello che ho chiesto. Volevo un D65 vale a dire 6500 Kelvin. Ho ottenuto 6508 Kelvin, che è più che perfetto. E la luminanza è di 120, ne ho 122, per cui benissimo. Praticamente questo è segno di un monitor di buona qualità, che quando gli si chiede qualcosa alla calibrazione si ottiene esattamente quel qualcosa. E a questo punto il profilo è stato salvato, è stato assegnato. Volendo si può andare a fare il controllo qualità del display anche. Proviamo, avvia una misurazione, vediamo se mi lascia fare il controllo qualità del display. Adesso lo posiziono al centro dello schermo, faccio avanti. Adesso in teoria il controllo di qualità cosa fa? Mostra un po' di patch di colore, dopodiché verifica il calibratore, misura i colori rispetto a quelli che sono stati chiesti. E verifica quanto sono distanti i colori mostrati da quelli chiesti e vi dà quindi anche un valore di errore per ciascun colore. Può essere interessante, appunto. Adesso, fatto questo lavoro, potete avere un'idea di quali colori sono più sbagliati, diciamo. Quindi se io adesso faccio avanti, vedete, di ogni colore vi dice il delta E. Il delta E è quanto è fuori rispetto al colore richiesto, quindi vi evidenzia quelli peggiori. Questo qua, per esempio, ha un delta E di 2,2. Tenete conto che un delta E di 2 è già presso, cioè sotto il 2 è visibile a occhio nudo solo da chi ha davvero molto molto occhio. Un delta E inferiore a 5 è comunque accettabile, quindi che il valore peggiore sia un delta E di 2,2 è segno di un ottimo monitor, insomma. È curioso che si tratti di due grigi, quindi probabilmente non è molto neutro il bianco ottenuto. Comunque, questo è per darvi un'idea. Una volta fatta la prima profilazione, come mi comporto per gli altri monitor?
mi sposto la finestra da un'altra parte, adesso mi sono spostato sull'altro monitor. Come faccio la profilazione di quest'altro monitor? Ora ogni monitor ha le sue impostazioni fisiche, diciamo, da regolare sul display, quindi voi dovete conoscere il vostro. Andate nelle impostazioni del colore e di solito c'è sempre la possibilità di scegliere colore caldo, freddo, utente. Voi dovete provarli tutti fino a trovare l'impostazione base del monitor, quella che va più vicino ai valori vostri. Adesso che li sapete, che sono 6500 e 100 di luminosità, avete sempre a disposizione la possibilità di utilizzare quel patch bianco da spostare su un altro monitor. Qui c'è scritto solo custom, warm, medium, cool, ma a volte c'è proprio scritto 6500, 7200. In realtà la maggior parte delle volte comunque quei numeri non corrispondono assolutamente, soprattutto se il monitor ha una certa età. Quindi voi sapete che volete 6500, avete la possibilità di utilizzare quel patch bianco. Utilizzatelo, spostatelo sull'altro monitor, fate misura e cercate prima di tutto di portare il monitor con le sue impostazioni di menu nella situazione più vicina a quella che volete voi, in maniera che dopo la calibrazione debba fare meno strada per arrivare al punto che desiderate voi. Punto bianco, invece di scegliere un punto bianco ben definito, cerco di dire misura. Vale a dire, voglio il punto bianco misurato su un secondo display. Vedete? Secondo display. Premo patch bianco. Questo patch bianco lo devo trascinare nell'altro monitor, quindi adesso lo vedrete scomparire dal vostro video. Prendo il mio profilatore, lo appoggio sopra al patch sul monitor che ho configurato per primo, quindi sulla mia Cintiq, e premo misura. Adesso è misurato, ha misurato la luminanza e il punto bianco, faccio conserva misurazione e quindi scelgo punto bianco da misurazione e luminanza di nuovo da misurazione. Nuovo misura secondo display, patch bianco, spostate la patch bianca sull'altro display. Premete misura ed ecco che me l'ha misurata, è di 121 invece che di 120, ma insomma cambia ben poco. E adesso posso fare conserva misurazione ed ecco qua, torno ad ingrandirvi la prima finestra. Ecco qua quindi che ho il punto bianco da misurazione, la luminanza da misurazione e adesso non devo fare altro che fare avanti e procedere con la calibrazione dello schermo. E vado a fare la profilazione del secondo display. Dopo avergli chiesto di utilizzare il punto bianco, vedete il calibratore dove si trova, dopo avergli chiesto di utilizzare il punto bianco del primo display. Quindi adesso farà la profilazione, ma cercherà di riprodurre il punto bianco e la luminanza del primo display. Procedendo in questo modo è quello col quale ho ottenuto i migliori risultati di coordinamento tra, nel mio caso, tre monitor. Quindi, in pratica, parto dal monitor che mi interessa di più, quello del quale mi fiderò di più, dopodiché, passo al secondo. Una volta che avrò fatto il secondo monitor con queste caratteristiche, andrò dopo a calibrare il terzo monitor. Procedendo in questo modo sono riuscito ad ottenere i risultati migliori nel senso di avere tre monitor che si somigliano il più possibile. Ovviamente la perfezione non c'è, tra l'altro appunto con tre monitor di tre marchi diversi e con caratteristiche diverse è ancora più difficile, però in ogni caso è una cosa importante perché la maggior parte di noi quando lavoriamo con una Cintiq finiamo per avere sempre due display, la Cintiq e quell'altro. In genere la Cintiq ha un buon display, tranne alcuni modelli, e quindi di solito è quella sulla quale si fa più affidamento, però non è un buon motivo per non avere calibrato a dovere anche gli altri, ecco. Quindi, a seconda del software di calibrazione che avete, io ho questo iOne come calibratore, però ce n'è anche di altri marchi, e
Ma ricordatevi di possibilmente di o ve li segnate su carta, quindi segnate i Kelvin e la luminanza ottenuta dal display che più vi importa e poi li mettete a mano sugli altri, oppure potete usare questa funzione appunto che si chiama da secondo display e lo andate a misurare spostando la patch sullo schermo giusto e in questo modo si comportano in maniera molto simile e avete dei risultati corrispondenti. Spesso invece ci si trova ad avere un display magari attorno ai 6.000, quell'altro sui 7.200 e uno lo guardiamo e ci pare tutto giallo, quell'altro lo guardiamo e ci pare tutto blu e il risultato è un disastro, insomma. E adesso non devo fare altro che premere di nuovo inizio, spostare questa finestra sul terzo monitor. Si tratta di fare altro che procedere alla stessa maniera anche per il terzo monitor. Quindi ricordate l'opzione patch bianco sull'altro monitor. Spero che possa essere stato utile. Vi invito a guardare quello che ha già scritto Picky Hamilton sul suo blog riguardo alla calibrazione, anche su come farla senza un calibratore se non ce l'avete. E vi ringrazio e alla prossima. Ciao ciao.